Napoli è una città europea e quindi visitare Napoli all'interno di un progetto di scambio rappresenta un'esperienza formativa importante che i ragazzi si porteranno dentro per tutta la vita. Dopo due anni di stop legati alla pandemia, torna l'Erasmus Welcome Day, evento di benvenuto che la città di Napoli organizza per i giovani universitari stranieri provenienti dai paesi dell'Unione Europea e non solo. È un'opportunità che consente ai ragazzi di aprire lo sguardo, di avere più prospettive sulla realtà, vedere anche come si vive in diversi contesti territoriali molto differenti, e quindi è sempre importante incoraggiare queste esperienze attraverso poi tutti gli strumenti che la comunità europea ci offre. La città non è soltanto un luogo di accoglienza, noi ci teniamo molto naturalmente che loro sentano il calore e l'amicizia con cui il sindaco e l'amministrazione accolgono gli studenti internazionali. La città è anche l'occasione. È il capitolo nuovo da scrivere, l'esperienza formativa, sono gli incontri, sono la lingua, la cultura e tutto quello che fa parte dell'esperienza Erasmus, che è un'esperienza di scambio nel vero senso della parola. Promosso dallo Europe Direct del Comune, con il contributo degli Atenei cittadini e delle associazioni studentesche ESA ed SN Napoli, l'evento vuole promuovere e valorizzare le esperienze di studio all'estero anche per avvicinare i più giovani alle istituzioni europee. Ricordiamo anche l'importanza ai nostri giovani, ai giovani nella nostra città, di poter portare avanti dei progetti Erasmus, non solo ai ragazzi universitari ma anche ai ragazzi che frequentano gli istituti superiori. Stiamo lavorando molto per questo, per fare in modo che indipendentemente dal reddito ma sulla base del merito, tanti giovani della nostra città possano avere questa esperienza di avvicinamento al lavoro e altamente formativa nei vari paesi europei. La mattinata nella sala dei Baroni al Maschio Angioino si è aperta con i saluti del capo di gabinetto del comune Maria Grazia Falciatore, del vice sindaco Laura Lieto e gli interventi degli assessori all'istruzione e ai giovani Maura Striano e Chiara Marciani. Presenti anche i rappresentanti delle università Federico II, l'Orientale, Suor Orsola Benincasa e la Partenope, oltre ad una delegazione del liceo scientifico Galileo Galilei di Napoli e degli altri istituti stranieri coinvolti nel progetto. Solo alla Federico II abbiamo 1000 incoming quest'anno. Sostenere i ragazzi anche nel trovare una residenza, nel vivere la città. Una volta finita questa esperienza sono loro i nostri migliori testimonial che portano poi l'immagine della città in tutta Europa, e questo per noi ha molta importanza.